Ciao, sono Massimo Verini. In questo video voglio farti ascoltare degli esempi musicali e parlarti di questa chitarra che ho tra le mani. Si chiama Eco Guitars 3D Cutaway EQ Natural. Andiamo a spiegare tutte queste sigle. Ok, Eco Guitars perché è una chitarra della Eco. 3 perché è il nome della serie, è la prima serie all'interno del catalogo che monta solid top, quindi top solido in legno massello. Poi D è lo shape, la forma. D è una forma mutuata, un nome mutuato dalla Martin, sta per Dreadnought, quindi la forma più grande delle chitarre. Poi ovviamente ci sono state anche le Jumbo, ma stiamo su questa chitarra. Abbiamo il Cutaway, CV sta per Cutaway. Il Cutaway in questo caso nella serie 3 è l'abbiamo chiamato American Cutaway, quello leggermente arrotondato. In altre serie, sempre Eco Guitars, utilizziamo lo Straight Cutaway o Italian Cutaway, che è un cutaway, quindi un modo di tagliare la spalla della chitarra che Eco ha usato fin dagli anni 60. Invece EQ sta a indicare che ha un sistema di equalizzazione che ora vado a spiegare, e Natural invece indica il colore. La finitura di questa chitarra, così come tutta la serie 3, è open pore o satin, ok? Quindi significa quella che più lascia vivo il contatto tra il musicista e il legno. L'equalizzatore si chiama GO3, è un sistema a piezo elettrico, quindi abbiamo un under saddle, viene chiamato, questo è il saddle, il ponticello della chitarra. Qui sotto c'è il sistema di rilevazione del suono che viene poi processato dal nostro EQ. Abbiamo all'interno di questo EQ anche un accordatore che permette di mettere in mute quando si accende l'accordatore, quindi noi abbiamo un bel display che ci permette di vedere se la chitarra è accordata e contemporaneamente mette in mute. Abbiamo i soliti controlli di tono, bassi, medi, acuti e il volume, oltre alle indicazioni per variare eventualmente il pitch di riferimento. Invece che 440 Hz ha un altro pitch di riferimento. Il pulsantino fase che permette di invertire la fase, quindi nel momento in cui dovesse partire un feedback di poterlo interrompere o trovare la fase migliore nel caso di si utilizzino più sorgenti, ad esempio di ripresa. In questo caso io ho questi due microfoni che vado a toccare, uno e l'altro, quindi ricevono il suono della chitarra, ed ecco che se io ruoto la fase, la inverto, la fase proprio per motivi elettrici, se non abbiamo un paragone non possiamo sentire la differenza, cioè se noi stiamo suonando la chitarra collegata da solo e giriamo la fase non si sente nessuna differenza, se non quella piccola differenza del suono che noi sentiamo acusticamente e quello che esce riprodotto. Ma va bene, stiamo sulla chitarra. Allora, come ho detto, è top solido, quindi solid top in questo caso è abete, quindi solid spruce top significa che il top, la parte di sopra, è in abete massello, appunto natural, quindi non è colorato. Abbiamo fasce e fondo in mogano, così come mogano è il manico, ok? Tutta la parte del manico, la parte posteriore si chiama manico, la parte invece frontale si chiama tastiera. Tastiera e ponte sono in palissandro. Misure dal saddle, che è questo dove poggiano le corde, al nut, dove è quello che appoggiano dall'altra parte le corde prima di andare sulla paletta, abbiamo 650 mm, quindi viene chiamata full scale, cioè la scala lunga. Altre chitarre possono avere differenti scale. Questa noi abbiamo 650 mm, così come 43 mm invece il nut. Come meccaniche abbiamo le meccaniche Eco, che sono die cast, che sono insomma sono in metallo pressofuso. Pressofuso è anche la parte della palettina metallica nera. Questo perché lo vado a specificare, perché a volte le chitarre in questa fascia di prezzo hanno delle meccaniche più economiche e le palettine sono in plastica, materiale plastico. Questo permette comunque di accordare la chitarra, ma col passare del tempo a volte vanno ad accumulare un pochino di gioco sul loro perno. In questo caso, essendo in metallo pressofuso, garantiscono una grande durata, oltre che a un'ottima precisione sull'intonazione. Quindi da questa parte invece abbiamo l'uscita jack e lo scomparto per la batteria, in maniera che sia molto comodo e agevole insomma sostituire la batteria, che è una 9 volt. E andiamo ad ascoltare un po' di esempi, dove vi farò ascoltare esattamente, ci sarà scritto in sovraimpressione, quando è soltanto l'EQ, quando sono soltanto i due microfoni di ambiente o quando invece il suono è ottenuto con una combinazione tra queste tre sorgenti. We'll be right back.